Nono mito, democrazia significa libertà e tolleranza. Vengono identificati i concetti di democrazia e libertà, mentre invece sono agli antipodi. In una democrazia ciascuno deve sottomettersi alle decisioni del governo, quindi non è libero. E questo anche se il governo è eletto a maggioranza, è una cosa irrilevante, la coercizione rimane, sia se esercitata da un dittatore o da una maggioranza. Nessuno può sfuggire alle decisioni prese dal governo, pena le sanzioni oppure l'incarcerazione. Dunque non vi è alcuna differenza significativa tra democrazia e dittatura. Già Aristotele l'aveva notato, in un'epoca in cui la democrazia non era ancora assurta a dogma indiscutibile. Infatti Aristotele affermò: una democrazia incontrollata è come un'oligarchia, una forma di tirannia allargata ad un maggior numero di persone, in questo caso la maggioranza oppure la classe politica. Libertà significa poter decidere in modo autonomo senza essere costretti a fare quello che vuole la maggioranza. Il sistema democratico non ci ha permesso di ottenere maggiori libertà, ma ce ne ha fatte perdere molte. Per esempio, numerosissimi scambi volontari e interazioni sociali sono resi difficoltosi dalla normativa. Per esempio, locatore e locatario non sono liberi di stipulare i contratti d'affitto. Datore di lavoro e dipendente non sono liberi di accordarsi sul salario e le condizioni lavorative. Le scuole non sono libere di scegliere in modo autonomo i programmi educativi. Le imprese non sono libere di assumere i dipendenti a propria discrezione e così via. Eppure le persone dovrebbero avere il diritto a stipulare qualsiasi tipo di contratto che non arrechi danno ad altri, e non si capisce perché un soggetto terzo come lo Stato dovrebbe avere il diritto di intromettersi in un contratto che non lo riguarda. Molto spesso le leggi che interferiscono con la libertà individuale di poter stipulare volontariamente contratti favoriscono certi gruppi sociali e ne svantaggiano altri. Per esempio le leggi sul salario minimo producono disoccupazione ai danni di quei lavoratori che sono meno produttivi e che non vengono più assunti perché l'assunzione è troppo onerosa per l'azienda. È troppo onerosa a quel livello di salario minimo rispetto alla bassa produttività del lavoratore. Lo stesso le leggi che proteggono i lavoratori dal licenziamento sono un disincentivo ad assumere da parte dei datori di lavoro. Quindi più rigida è la legislazione e meno i datori di lavoro assumono, perché poi sanno che non potranno licenziare i dipendenti nel caso per esempio di una recessione economica, e così assumono il minor numero possibile di persone anche quando gli affari vanno bene. Vediamo quindi che le politiche sul lavoro spesso causano proprio la disoccupazione. Lo stesso le leggi sull'equo canone impediscono a molti proprietari di dare in affitto il proprio immobile e scoraggiano i risparmiatori dall'investimento in progetti immobiliari, causando un'insufficiente offerta di abitazioni e mettendo in crisi il settore edilizio. Dunque le leggi del governo spesso sono dannose. Inoltre queste leggi sono una limitazione alla libertà personale, perché noi siamo costretti a fare ciò che ci viene ordinato dall'alto. Anche là dove ci vengono lasciate delle libertà personali è soltanto perché ci vengono concesse dallo Stato, che ce le può però in teoria revocare in ogni momento, come è accaduto nel caso del proibizionismo negli Stati Uniti degli anni 20, quando la classe politica democraticamente eletta proibì il consumo di alcolici. Un altro esempio: in molti paesi democratici la prostituzione è illegale, addirittura ai cittadini norvegesi è vietato anche di pagare prestazioni sessuali fuori del confine. In molti stati serve il permesso dello Stato per costruire una tettoia o modificare l'estetica della propria abitazione. Questa non è libertà. Un altro mito è che le maggioranze proteggono i diritti delle minoranze. Ma questo non è vero, proprio perché la democrazia è proprio l'imposizione della volontà di una maggioranza sulle minoranze. Pensiamo per esempio come vengono trattati gli imprenditori in Italia: sono una minoranza e vengono vessati in tutti i modi. Alcune minoranze vengono abbandonate a loro stesse come gli imprenditori, altre beneficiano di privilegi speciali, pensiamo in Italia a tutti i clandestini. E può accadere che le minoranze oggi coccolate possano un domani essere trasformate in capri espiatori. Dunque non vi è nulla nel sistema democratico o nei principi della democrazia che garantisca il rispetto dei diritti delle minoranze. Le Costituzioni sono scritte apposta a proteggerci contro le leggi tiranniche della maggioranza, però le Costituzioni possono essere modificate e spesso sono state modificate proprio dalla maggioranza, come nel caso della Costituzione americana,
che fu modificata con alcuni emendamenti proprio per permettere il proibizionismo e anche l'introduzione delle imposte sul reddito. Quindi le costituzioni non sono una garanzia a difesa del cittadino o delle minoranze. Altre costituzioni sono esageratamente ambiziose. Lo Stato deve garantire a ogni cittadino la casa, i mezzi di sussistenza, cure sanitarie, equa ridistribuzione della ricchezza, oppure sviluppo sostenibile, crescita economica, stabilità dei prezzi, economia sociale di mercato, piena occupazione, progresso sociale, protezione dell'ambiente. Tutto questo in realtà conferisce alle autorità europee, in questo caso, carta bianca per intromettersi nella vita degli individui e regolamentarne ogni aspetto. Infine, si crede spesso che la democrazia garantisca la libertà di parola. Anche questo è un mito, perché nei paesi democratici ci sono una serie di regole che limitano la libertà di parola. In realtà le varie libertà, come la libertà di parola, furono adottate prima dell'avvento della democrazia, come nel caso degli Stati Uniti, e anche delle altre democrazie occidentali, come quelle europee. Quindi certe libertà ancora resistono non per via grazie all'attuale forma politica democratica, ma perché sono ereditate dalle tradizioni classico-liberali o libertarie dei secoli precedenti alla democrazia. Con l'avvento invece delle moderne democrazie, queste conquiste di libertà del passato vengono indebolite e minacciate dall'interferenza del governo e dello Stato. Quindi in conclusione le democrazie non sono loro a garantire le libertà personali, ma invece ne sono proprio la minaccia. Le libertà personali sono una conquista che risale a prima degli stati-nazione moderni. Le libertà individuali risalgono infatti alle tradizioni classico-liberali o libertarie dei secoli XVII e XVIII.